prosegue il percorso di sviluppo dell'ospedale di comunità Fossombrone, una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolge una funzione intermedia tra domicilio e ricovero ospedaliero. Una struttura, quella di Fossombrone, che dispone di vari servizi come la casa di comunità, il punto salute, ma anche l'hospice, la specialistica ambulatoriale, il centro prelievi e la riabilitazione estensiva. E abbiamo in programma, in attuazione di quello che è il piano sanitario che verrà declinato nell'atto aziendale in via di definizione, una serie di attività che riportano questo ospedale ad un centro per questa popolazione, non soltanto per gli abitanti di Fossombrone ma di tutti i territori limitrofi. La cosa, il valore aggiunto di questo ospedale è che è veramente costituito da operatori sanitari che credono in quello che fanno e con l'appoggio della regione, delle istituzioni, del comune stiamo andando avanti perché possa ritrovare lo splendore che aveva qualche anno fa. Uno sviluppo raccontato anche tramite i numeri dell'attività ambulatoriale. Nel 2023 Radiologia ha fatto registrare oltre 20.000 prestazioni, oltre 280.000 per il laboratorio analisi e più di 3.000 quelle di chirurgia generale. Nel piano sociosanitario abbiamo inserito un potenziamento di questo tipo di ospedali, favoriti anche dal finanziamento del PNRR, e oggi i dati che sono stati esplicitati, dimostrati dalla dottoressa Storti, che è il direttore dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro, dimostrano un aumento di prestazione e quindi una valorizzazione di queste strutture, che lo voglio ricordare, qui nella zona di Pesaro sono caratterizzati anche da una rete che contraddistingue anche Pergola, Sasso Corvaro, Macerata Feltria, Cagli, che sono legati dalle strutture hub per acuti Urbino, Pesaro e Fano. In sostanza i dati dimostrano come la necessità di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini sia la strada maestra attraverso cui noi recuperiamo quel gap che i cittadini constatano ogni giorno quando chiamano i CUP e non trovano le prestazioni. L'assessore Saltamartini insieme al presidente Acquaroli e alla giunta regionale ha finanziato milioni di euro per la formazione di nuovi medici, perché non vi era stata programmazione in passato, proprio per cercare di costruire una rete di servizi su tutto il territorio. Poi abbiamo scritto un nuovo piano socio-sanitario che ripotenzia i servizi nelle strutture della regione e in modo particolare della provincia di Pesaro Urbino, che aveva subito un pesantissimo taglio dei servizi con la chiusura dell'ospedale di Fossombrone, di Cagli e di Sasso Corvaro, col depotenziamento di Fano, Pergola e Urbino. Oggi a Fossombrone abbiamo annunciato che nel nuovo atto aziendale si darà seguito al piano sociosanitario che prevede un potenziamento proprio per il presidio di Fossombrone, di Cagli e di Sasso Corvaro, e abbiamo messo come edilizia sanitaria e ospedaliera, di cui io rappresento la delega per incarico del presidente Acquaroli, la disponibilità di 4,5 milioni di euro per l'attivazione di quei servizi potenziati che saranno previsti dall'atto aziendale dalla direttrice Storti. Un ospedale di comunità che cresce anche grazie alle donazioni. La struttura di Fossombrone, con una recente donazione da parte della Caritas, della Fondazione Monte di Pietà e della BCC Metauro, ha 6 televisori e un ecografo per le vie vescicali. Quest'ultimo è uno strumento molto importante per l'attività quotidiana. Diciamo che questa è l'espressione di quanto sia vicina la comunità all'ospedale, donando in questo caso sia la BCC sia la Fondazione Monte di Pietà e anche la Caritas, quelli che sono degli apparecchi che in realtà una parte sono televisori che non fanno altro che allietare e sopportare meglio queste ore difficili all'interno dell'ospedale, un altro è un ecografo che quantomeno è un ausilio importante che serve a questa struttura. Quindi ringrazio pubblicamente tutti e avanti così con questa comunità che comunque cerca di essere vicino, cerca di stare vicino a un tema così importante come la sanità.